Vediamo le teste, 2, allora, delay 0 perché è la prima che parte, gain 0, limit 4, delay 0, cioè non capisco. Sono arrivato con la macchina di servizio e... È tempo di crisi, cioè, stavi lavorando, crisi. Certo, hai chiesto un passaggio, sì, è tutto condizionato dal fatto di portare che è caldo e wow. Stavo dicendo che cazzo è questo? Qua che lavorate. Stiamo lavorando per voi. Ciao, you can leave your head on. Funziona benissimo il microfono, vai Cristina. Oh yeah. Facciamo intanto la prima e poi okay. La seconda. Who is the singer? Ma la voce principale qui sotto che sta parlando con una... Non lo so, io li ho scritti che lo avremmo scritto, però lo sapete. Prova check sound, prova l'impianto di amplificazione, dove te prova check sound. Prova sì. No. Blues in Town 2012,
9 sul palco ma 10 sul campo, come usa dire da un po' di tempo a questa parte. È tutto pronto, devono soltanto sollevare il tetto della struttura del mega palco che quest'anno ospiterà la musica, The Sound, e si prova e ci si prepara, perché questa sera in apertura di questa nona edizione ma decima sul campo ci sarà probabilmente, e sottolineo l'avverbio, la reunion dei Blues Machine. Sono con Antonio Finamore, voce ed epicentro di tutto quello che succederà questa sera sul palco, anche se lui adesso dirà subito che non è lui l'epicentro, perché come da video delle prove già pubblicato c'è un epicentro. Please introduce the epicentro. Ma è l'unico vero epicentro, è il nostro dogma. È colui che ci ha ispirato e che ci ha indicato la strada, io direi quasi metafisicamente quel signore del blues che ci indica la strada ogni qualvolta accade l'imponderabile. Lui è quello che in qualche maniera interviene con la sua influenza quasi, ripeto appunto, metafisica, e ti indica la strada. Lui è Tonino Troiano, il nostro capo dei capi. In tutto questo continueremo a vivere queste ore che ancora ci separano dall'inizio di questa nona edizione del Festival Blues in Town, che è forse quella che ha più allargato il raggio d'azione della manifestazione stessa, con una serie di iniziative collaterali che sono collaterali soltanto perché il concerto poi ha il palco più grosso, ma ci sono un bel po' di iniziative. Alle 19.30 circa, ora di Policoro, conosceremo il vincitore dell'ultima tornata di Uno Scatto di Blues, perché anche l'occhio vuole la sua parte, e alle 20.30 procederemo con il battesimo di un'iniziativa tra le più nuove messe a punto, perché ci sono quelle che invece costituiscono una costante da sempre, come i seminari, che peraltro dovrebbero cominciare tra i 10 e i 15 nanosecondi a partire da ora. E c'è Cinema Blues per 4 sere, volendo spiazzare gli abitué del festival, che già sono spiazzati dalla location che è nuova. Antonio, raccontaci quando è nata l'idea del ventennale di nuovo tutti insieme on stage. È stata un'idea che ha perseguito in maniera assolutamente eroica il nostro vice capo, il trombettiere Francesco Marsigliese. Francesco Clavicola Marsigliese. Thank you.
amici, continuate a seguirci, vi racconteremo tutto quello che si può raccontare e ancora più interessante anche quello che non si può raccontare. Da qui, qui da Policoro per il momento è tutto. Let's keep in touch. The best way she can. Uncle out there waiting on me. Oh, il 17 mi hai dato, però. Eh? Mi hai dato il 17. Capitato, dai. So what can I-